Ben ritrovati a tutti sul nostro canale YouTube. Oggi andiamo a fare un bel unboxing per quanto riguarda i prodotti della Cybergun. Sono prodotti che non abbiamo, diciamo, fatto vedere da un po', anche se comunque in casa continuiamo ad avere. Ma allora, onde evitare di perdere ulteriore tempo, andiamo subito a aprire il nostro coltellazzo e vediamo che cosa abbiamo dentro a questa scatola. Non abbiamo tantissime cose, ma abbiamo riassortito, non ve lo dico, adesso state qua così ve lo faccio vedere. Allora, qui apriamo la scatola e vediamo un po' che cosa c'è. Allora, come potete vedere ci sono pistole. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di... le andiamo a prendere fuori una per volta, così andiamo a vedere di cosa si tratta. Tac! Allora, eccola qua, meravigliosa. Spostiamo la scatola in questo momento così possiamo farvi vedere al meglio sul nostro super mega panno verde, bellissimo. Il modello, che è la Colt M45A1 in colorazione desert, il modello sono le 1911 Railgun, quindi la serie Railgun, modelli fatti e costruiti dalla KVC a CO2, diciamo che nel settore sono quelle più blasonate, chiamiamole così. Guardate che meraviglia, stupende, veramente fatte bene. Il nostro caricatore CO2, ovviamente tutte in metallo e completamente, insomma, scarrellanti. Questa la mettiamo da parte, poi ne apriamo un'altra, andiamo a vedere cosa c'è qua. Tac, altro pezzettone veramente valido. Stiamo parlando della Mark della serie anni 70, sempre quella, diciamo, non è il modello Railgun, quindi non è la serie Railgun, ma la base è molto simile. Però questo, diciamo, è il modello government degli anni 70. Ve la faccio vedere. Ecco, un po' particolare, deve piacere, ma è molto bella, è rifinita davvero bene. Ecco qua, vedete, avete tutti i loghi incisi, il logo della Colt dorato sull'impugnatura. Anche questo modello con tutto a CO2, scarrellante, il suo caricatore che è qua. Voilà, bellissima anche questa. Via, andiamo a mettere via questa. Passiamo un altro modello ancora. Questo non si sa che cos'è. Andiamo a vedere. Un altro modello che è la Railgun classica, la 1911 Railgun nera, quindi diciamo quella più classica che si vende un po' più spesso. Vedete anche questa con tutti i loghi incisi, perché ricordiamo che ovviamente Cybergun ha le licenze per avere i loghi Colt, solo Cybergun, lo ricordiamo, così lo puntualizziamo. E per gli amanti della Seconda Guerra Mondiale, del reenactment, eccola qua, il pezzo meraviglioso che io personalmente ho. Parliamo della 1911 A1 parkerizzata con tutti, e ripeto, tutti i loghi incisi in ogni sua parte e in ogni suo minimo dettaglio. Vedete che bella? Addirittura anche da questa parte qua, guardate che meraviglia. Pistola veramente veramente bella, anche questa CO2 e scarrellante. Bene, passiamo le pistole, le mettiamo qua così ve le faccio rivedere tutte una ad una. Questi sono modelli che siamo andati a riassortire, quindi li trovate già in catalogo. Eccole qui, guardate un po', centriamole, tac tac tac, meraviglioso. Benissimo ragazzi, questo unboxing l'abbiamo terminato, spero vi sia piaciuto, un bel pollicione in alto, condividete il video, non smetterò mai di ripeterlo, così cresciamo di iscrizioni e diventiamo un super canalone. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!